Ospite illustre questa mattina all'Università degli Studi del Molise, dove il rettore Luca Brunese ha accolto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, che dopo gli indirizzi di saluto si è impegnato in una lectio dal titolo assai significativo, La legalità come cura della libertà dell'uomo. La legalità è la modalità attraverso la quale viene tutelata la libertà di ciascuno e la libertà è la base del nostro agire, la possibilità di scelta fra varie opzioni e quindi è fondamentalmente la base della nostra vita. D'altro canto, in un paese democratico la libertà è un pilastro e la libertà necessariamente deve essere tutelata e protetta dalla regola e dal rispetto della regola. La libertà dell'uno trova limite nella libertà dell'altro, però la libertà consente a ciascuno di effettuare una scelta che sia effettivamente rispondente alle proprie aspirazioni. Non vi sono limiti per nessuno. Nella nostra Costituzione l'iniziativa economica è libera. Nella nostra Costituzione ciascuno è libero di manifestare il proprio pensiero, ciascuno è libero di stringere relazioni, di associarsi. Diciamo che il nostro paese ha come pilastro proprio la libertà e la regola è naturalmente la tutela della libertà e al tempo stesso il limite della libertà del singolo per riconoscere libertà a tutti. Credo quindi che questo sia il primo aspetto che ciascuno deve guardare come positivo, ma al tempo stesso utilizzarlo al meglio per un progresso, uno sviluppo che sia sociale, quindi di tutti, e non guardare soltanto a quel che è il profitto, il tornaconto personale, ma profilare, proiettare il contributo di lavoro di ciascuno verso un bene collettivo, sociale, di tutti.